Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati all'appuntamento della mattina dal lunedì al venerdì con la nostra rassegna stampa, ma anche con i nostri ospiti, con le storie che andiamo a raccontarvi. Andremo a curiosare, ci sono tante notizie da commentare, ma c'è soprattutto un avvenimento che si sta avvicinando. Parliamo di un torneo, di basket che sta diventando molto importante, che è diventato molto importante in questi anni. Parliamo della Ludek Cup Memoria Luca del Carlo. E per parlare di questo torneo, che quest'anno tra l'altro anche anticipato i tempi, in pratica si andava a fine dicembre, l'abbiamo anticipato invece quasi ai primi di dicembre, sono con noi Marco Del Carlo e Patrizia Fanucchi. Buonasera ad entrambi, buongiorno, anzi buonasera, è un po' Buongiorno. troppo presto, buongiorno e grazie di essere intervenuti. Vi ringrazio doppiamente perché stamani quando siete arrivati vi ho visto tutti infreddoliti. Marco, è una mattina, forse Veramente. possiamo dire è la prima mattina d'inverno, anche se in realtà non sarebbe ancora inverno, eh? Stato un bel Vi ho risveglio. fatto fare una levataccia, dai, no, vabbè, ma è con piacere che vi ospito qui. Vediamo subito il manifesto che copre, diciamo, anche i quotidiani di questa mattina, che poi sono sotto, guardate, guardate che faccio, guardate, sono sotto. Allora, Ludek Cup 2016, torneo di basket under 14 maschile, da 3 anni, è un torneo che vede coinvolte le rappresentative regionali. Allora facciamo una cosa, Marco e Patrizia. Andiamo subito, visto che ce l'abbiamo, a vedere come la vogliamo chiamare, Patrizia, questa clip, questo promo, È il come lo vuoi. Il trailer, trailer, il ecco, a livello trailer, sì, cinematografico, a dai. livello cinematografico. Ah, lo mettiamo, mi dice Matteo Pedini che c'è un problema, allora lo vediamo dopo. Allora, comunque riparto da te, Patrizia. Allora, innanzitutto, le precedenti edizioni, sempre verso nella settimana tra Natale e Capodanno, quest'anno avete anticipato di 3 settimane circa. In genere le edizioni venivano svolte dal 27, 28 e 29 dicembre. Sempre in quel periodo lì. Quest'anno abbiamo anticipato anche perché la FIP, che è praticamente la Federazione Italiana Ecco, perché il Pallacanestro, torneo è l'egida della federazione, sì, tanto per sì, inquadrare. sì, sì. Il torneo è divenuto un appuntamento nel calendario della federazione, quindi fra gli appuntamenti annuali che la federazione propone c'è anche il nostro torneo. E a questo punto qui loro ci hanno chiesto di poterlo anticipare perché a fine anno ci sono dei tornei, diciamo, storici in alcune regioni le quali non potevano Ecco, partecipare. sarebbero diventati concomitanti. Sì, sarebbero diventati concomitanti. In questo caso qui è il Piemonte, il Veneto, che premevano parecchio per poter essere presenti al nostro torneo e quindi ci hanno chiesto di poterlo anticipare. Cioè, volevano Volevano esserci, l'unico modo esserci, era quello sì, di volevano anticipare esserci. le cose. Senti Marco, allora, il torneo si disputerà dall'8 al 10 dicembre. Tra l'altro avete trovato questa collocazione, quella che è la settimana dove c'è anche il lungo weekend dell'Immacolata, che è di giovedì. Infatti la scelta è stata anche dovuta a quello, perché se non ci sono feste diventa complicato la gestione logistica. Per dire due cose sullo spostamento è perché a livello annuale la FIP ha due, tre appuntamenti per le selezioni regionali e questo è il primo appuntamento dove le regioni più forti che poi si disputeranno il titolo nazionale cominciano il loro percorso. È un onore ospitare le selezioni perché sono ragazzi di livello elevatissimo per essere under 14. Diciamo che poi noi abbiamo anche delle immagini relative all'edizione All'edizione precedente. 2015 che fu vinta come quella del 2014 dalla Lombardia. In pratica da quando il torneo è passato da torneo riservato alle squadre di club, chiamiamole così, alle rappresentative regionali, la Lombardia ha confermato di essere insomma forse la regione, no forse sicuramente la regione più forte se non tra le più forti. Ci sono tutte le migliori mi sembra Sì, Marco, no? ci sono, c'è cioè il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia, la Toscana e il Lazio. Sono le 6 regioni più forti del panorama cestistico E questo nazionale. non solo a livello under 14, ma in No, generale, a direi, livello no? generale, perché i movimenti cestistici in queste regioni sono molto, molto importanti. La Lombardia ha vinto il nostro torneo, però il Lazio, che si è qualificato terzo l'anno scorso, ha vinto il titolo nazionale. Quindi, Per insomma, cui, è una bella lotta, sì. è un bel livello. Toscana, Piemonte e Veneto sono nel girone A.
Sì. Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio sono nel girone B. Questo tanto per chiarire, quindi sei squadre suddivise tra l'altro in due gironi, quindi saranno due gironi all'italiana in pratica. Sì. Solo andata, una partita secca e la prima classificata per ogni girone si disputerà la finale per il primo e il secondo posto, la seconda... Le seconde, terzo, quarto posto, e poi entriamo nel dettaglio, ora ricorderemo anche dove giocherete e tutto quanto. Allora, siccome credo che a livello di immagine al momento abbiamo dei problemi, altrimenti avremmo mandato anche la clip, io ne approfitterei ricordando innanzitutto il 360 1038 330, se volete intervenire come spesso fate per dire la vostra, ma non soltanto sulla Ludek Cup, ora poi ne parleremo, ma anche su tutto il resto, perché vado a proporvi l'inserto della Nazione Lucca di questa mattina, che al centro presenta che ora è, e poi le Iene scoprono la truffa dei cavalli, servizio civile, altri posti per i giovani. Per quanto riguarda invece le pagine interne, andiamo a sfogliare i disagi quotidiani, anziani dimenticati, dopo lo sfratto crollata la partecipazione, grido d'allarme degli amici delle mura. E poi c'è questo articolo firmato, faccio complimenti al collega amico, un grande amico, Fabrizio Vincenti, perché insomma ci potevano pensare in molti, no? Però ci ha pensato lui, ha firmato questo articolo. Che ore sono? Le 12, anzi no, le 2. Gli orologi sui viali danno i numeri. E ci risiamo sulla circonvallazione, sono quasi tutti fuori sincronia. Cioè voi girate, fate la circonvallazione e arrivate in fondo, avete fatto i 4 km, quanti sono, e vi domandate, ma in realtà che ore sono? Allora controllate il vostro e dite, ma andrà bene? No, veramente incredibile. Se è per quello, sulla fondovalle andando verso la Garfagnana, all'altezza di 10, ma ora non ci ho più fatto caso, fino allo scorso anno c'era uno di questi orologi che segna anche la temperatura, segnava meno 60. Ora, meno 60 per fortuna, non, caro Marco, non lo so, magari arriviamo anche a quello, chi lo sa, chi lo sa, vabbè. SOS Commercio, l'anfiteatro va in letargo, molte saracinesche restano giù, c'è perfino chi riapre a marzo, vetrine spente in altre zone. Poi la pagina politica del Ghingaro PD, salta l'intesa, ripercussioni anche per Lucca? Quanti giochi politici ci sono, caro Marco, io ti voglio coinvolgere dopo in qualche discorso, perché so che ti vedo bello tonico stamani. A Marlia, l'ultimo esilio dei fedeli, via i maxi ponteggi dalla chiesa, sprint finale dei lavori, resterà una sola impalcatura interna. Poi c'è questa iniziativa, secondo me bisogna fargli un plauso, perché sapete che io non è che spesso elogio i politici, no? Però in questo caso al sindaco di Porcari, al vostro sindaco, io gli devo fare, ora non perché siete voi qui stamani, ma basta truffe, arriva l'ordinanza, vietate vendite porta a porta. Caro Baccini, devo farti i complimenti, il pezzo è firmato da Massimo Stefanini, Baccini vuole arginare i raggiri, cerchiamo di difendere così la nostra gente. E bravo sindaco, e bravo sindaco. Allora, Patrizia, cosa pensi di questa iniziativa del vostro sindaco, visto che voi due siete di Porcari, abitate a Porcari? È una bella iniziativa lodevole. Il problema però si pone sempre nel fatto che come li arginiamo, nel senso chi è che controlla poi effettivamente queste persone? Ci dovrebbe essere un servizio di vigilanza che va e probabilmente per le lo faranno, perché insomma se si è fatto questa ordinanza. L'iniziativa è una bella iniziativa perché ci sono tanti anziani che in effetti sono truffati giornalmente. Ti garantisco non solo anziani, ti garantisco che ci sono cascati in questi anni anche non anziani, questo te lo posso assicurare. Marco, vedo che ride sotto i baffi, no, perché effettivamente cioè quelli che arrivano, che si spacciano per quelli di non faccio nomi, insomma, se noi siamo funzionari di questo, di quell'altro, che vogliono fare contratti, io l'ho già detto più di una volta, non lo dico solo agli anziani, ma lo dico agli anziani in particolare, perché poi potete trovare non solo quelli che vi raggirano, ma potete trovare gente che non solo vi raggira, ma che vi fa anche del male o che ruba. Non vi fidate, se non vi volete sbagliare, non vi fidate mai di nessuno, non vi sbagliate, così non vi sbagliate, e non aprite mai nessuna gente che non conoscete. Quei tempi che corrono è meglio così, Marco. Sono d'accordo sull'iniziativa, anche se è di difficile attuazione. Anche perché poi va bene, fino a poco tempo fa bastava fare una comunicazione al comune e la gente si presentava come con il patrocinio del comune per svolgere questi tipi di truffe. Probabilmente sono diventati troppi, però troppo frequenti.
Ora sono calati da noi, non so se il discorso vale anche per Porcari, in generale sono calati, non so se chi a casa è d'accordo con me, una volta quelli che erano i venditori, diciamo, sì, che venivano da fuori Italia, no? Che ti venivano a vendere i tre calzini o le mutande o queste cose. Quelli sono vistosamente calati, che poi uno dovrebbe farsi anche delle domande anche per quello, no? Però sono aumentati quegli altri che magari si presentano vestiti bene, tipo come è vestito molto elegante, magari si presentano vestiti come Marco del Carlo stamani, tutti così eleganti e hanno le targhettine, no? L'abito non fa il monaco, ma l'aiuta. E poi magari vi ritrovate delle fregature, siccome è successo spesso, state attenti. Piave Fosciana, Corghi, protesta per ora congelata, tavolo convocato per lunedì, poi ne parleremo anche all'interno del TG, il ministro Boschi al ciocco, si parla naturalmente di referendum, cresce l'attesa per questo referendum del 4 dicembre. Ecco, con la Nazione ho finito, vado anche al Tirreno. Ecco, vietati i contratti, addirittura qui l'apertura nel Tirreno, vietati i contratti con il porta a porta, originale provvedimento a Porcari per impedire abusi, truffe o peggio da parte di chi propone forniture di servizi. Ecco, qui c'è la foto anche del sindaco Alberto Baccini. Poi abbiamo lavori pubblici all'Expo del fumetto, il patrimonio comics, tavole e libri disponibili per la consultazione, pronto nel 2018. Si parla anche del cimitero di Sant'Anna, il bando entro l'anno, poi il via al cantiere, primo mezzo milione per recuperare le arcate nord-ovest, ma la strada per il restauro complessivo è ancora lunga. E poi c'è stata questa signora, questa donna, pensate, che in questo pezzo firmato da Vincenzo Brunelli, con un registratore inchioda il marito che la maltrattava. Il coraggio di una donna che per mesi ha subito violenze, l'uomo ha chiesto l'abbreviato, ma il GUP non l'ha concesso. Insomma, sarebbe l'ora di finirla. Io dico no, cioè, Marco, uno può andare d'accordo, non può andare d'accordo con una donna, può essere la fidanzata, la moglie, ma da lì poi arrivare, no, a mettere le mani addosso, a compiere degli atti violenti, talvolta anche di estrema violenza, no? Proprio in questi giorni c'è stata celebrata a livello mondiale la violenza contro le donne. Parto da te, poi naturalmente sentiamo anche Patrizia. Cioè, si può fare tutto, nel senso che ci si può dividere, ci si può lasciare, perché non è detto che si debba per forza vivere insieme tutta la vita. Però da lì ad andare oltre, mi sembra. E sempre più spesso, purtroppo, si va oltre, e ben oltre. È una questione di educazione e di uso del cervello. Lo so, per spesso mi sembra che sia, Patrizia, tu che sei una donna e quindi questa cosa la senti ancora di più. È molto difficile, c'è stato un bel convegno a Porcari presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi il 25 di d'ora di novembre, che parlava appunto di venerdì questa situazione. Venerdì scorso, sì. È stata una bella cosa, molto sentita anche dalle persone, ma non soltanto dalle donne, anche dagli uomini. È stata una bella manifestazione. E purtroppo, per sensibilizzare, per fare sì, più che gente... altro sì, per sensibilizzare anche ma... i ragazzi all'educazione, al rispetto veramente per tutti, ma mi sembra che oltre alla violenza sulle donne c'è anche il fattore bullismo, che sì, è vero, se ne parla molto anche mi sembra che sia più una mancanza di valori che ci sono, è proprio del nostro tempo, più che proprio mancano valori, via, mancano sempre di più valori. Ecco Marco, viaggiamo spesso ormai con tutte le attrezzature, i social network, i telefonini che ti fanno di tutto e tutto quanto, però alla fine manca forse quella sensibilità che c'era una volta, non lo so, mi sembra che ci sia quasi un distacco, o è una questione proprio di ignoranza, tra virgolette. Una questione di educazione, manca la famiglia, mancano i rapporti umani. I valori di cui diceva i valori Patrizia. Di cui dice Patrizia. Intanto, pagamento in 10 anni, una Alto Pascese mette KO Equitalia. Edilazione dovuta anche in presenza di un vecchio piano, la sentenza della commissione tributaria provinciale, e anche su Equitalia ce ne sarebbero tante da dire. Poi, verso le elezioni, in questo caso più che referendum si parla delle elezioni a primavera, delle elezioni del sindaco di Lucca, i dubbi di Garzella sul PD, accordo con Tambellini. Voglio segnalarvi ancora, alluvione dall'Unione Europea, soldi per il torrente Vinciola, siamo nel comune di Pescaglia, partiranno entro un mese i primi cantieri per rendere più sicuri gli argini. Poi c'è una bella notizia, una buona notizia, Lucca Viareggio lunedì riapre la ferrovia. Voglio andare
velocemente anche alla cronaca di Viareggio, poi andiamo in pubblicità così magari speriamo di aver risolto i problemi tecnici e vediamo tutto quanto riguarda il torneo. I conti del comune, tassa di soggiorno al massimo d'estate. Ecco la nuova proposta dell'amministrazione agli operatori turistici. Più tassa di soggiorno uguale meno turismo. Poi questa foto leggiamo, soldi raccolti, dove sono finiti? Io questa storia che non ci sono soldi, Marco, quando ci dicono ormai che c'è da tagliare tutto e non ci sono soldi, io questa domanda, dove sono finiti tutti i soldi e chi l'ha presi, me la faccio un po' di tempo. Non so se tu te la sei mai fatta. Te la sei mai fatta? Non ti voglio mettere in difficoltà, ma da comune cittadino. Ma non è una questione di mettere in difficoltà. I soldi, se uno vuole, sa dove sono finiti. Il problema, che, come si parlava prima, è che nessuno si ricorda quello che è successo ieri. Poi su questo ci torniamo. Ieri intendi storicamente. Storicamente. Del Ghingaro riapre la porta a Rossella Martina, incontro lungo e cordiale con una delegazione di Viareggio, tornerà bellissima, così il sindaco puntella la vecchia maggioranza mentre prosegue il dialogo col PD. Poi il tribunale, documenti al femminile per Regina Satariano, la sentenza ha riconosciuto l'impegno per i diritti civili e il percorso fatto con il consultorio transgenere. C'è anche l'addio ad Antonini, politico da altri tempi. E poi vediamo, sì, andiamo a Camaiore. No, tanto accadde oggi, pensate, c'è questo bel paginone che ci riporta, a proposito di ricordare, 90 anni fa, Puccini, l'ultimo viaggio. Il grande maestro Giacomo Puccini, da Milano a Torre del Lago, 2 anni dopo la morte. E poi chiudo con la cronaca da Camaiore Massarosa, andiamo a Camaiore in questo caso, a Casoli, addio scuola a Casoli, al suo posto una casa per i progetti sociali. Devo fermarmi per la pausa pubblicitaria, quando torniamo entriamo nel dettaglio del torneo da Ludek Cup a memoria Luca Del Carlo, torneo dal 2009, Patrizia? Dal 2009, siamo nel, quindi questi sono 7 anni in pratica, giusto? 7 anni, certo, sì. Settima edizione, va bene, torniamo tra poco e andiamo a vedere anche poi tutte le altre notizie e nel dettaglio, speriamo di aver risolto i problemi tecnici, a tra poco. Eccoci tornati, ci scusiamo per questa pausa un po' più lunga del previsto, ma le persone, cari Marco e Patrizia, continuano sempre, io mi affido molto agli umani comunque ancora, alle macchine talvolta un po' meno, e allora vabbè dai, siamo qui con Patrizia Fanucchi e Marco Del Carlo per parlare dell'ottava edizione, alla fine ci siamo accorti, della Ludek Cup memoria Luca Del Carlo, giunta appunto all'ottava edizione. Vi parteciperanno 6 squadre rappresentative regionali. Prima però, Patrizia e Marco, andiamo a vedere questo, l'hai definito un trailer tu, Patrizia? Trailer, sì. Questo trailer, sono quanto, 40 secondi? 50? Sì, 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 poco, giusto per attirare l'attenzione. Chi la, vogliamo ricordare chi l'ha fatto? Lo fanno i nostri ragazzi che si impegnano tutti gli anni a darci una mano in questo meraviglioso torneo, e abbiamo una 40ina di ragazzi, li voglio ricordare e dare un bacione a tutti perché sono fantastici, sono ovviamente tutti gli amici dei nostri figli, quindi di Andrea e Luca, e ci danno una mano. Sono una bella squadra quella. Una bella squadra. Sono l'anima del torneo. Certo. Allora va bene, complimenti anche da parte mia a questi ragazzi e vediamo questo trail. Bello, bello, complimenti, a un applauso idealmente da parte di tutti noi a questo vostro meraviglioso gruppo. Dicevi, Marco? È un 2002, schiaccio. Sì, perché adesso ci arrivo. Volevo ricordare un po' l'Albo d'Oro, i primi anni a livello di club, Vanoli Cremona, Centro Mini Basket Lucca che vinse nel 2010, Monte Paschi Siena 2011, Junior Casale Monferrato 2013 e Moncalieri 2012, poi dal 2014
a livello di rappresentative regionali e per due volte ha vinto la Lombardia e per due volte ha battuto la Toscana sempre al Palatagliate. No, l'appunto che faceva Marco sul discorso del 2002 è giusto, perché parliamo anche quest'anno di un torneo a livello nazionale under 14. Anno 2003. Quindi quest'anno sono il 2003, però è un torneo, possiamo subito dirlo, di eccellente livello tecnico. Possiamo dire che a livello under 14 c'è il meglio che propone in questo momento il basket italiano. Sui ragazzi che magari fra 6, 7, 8 anni, alcuni di loro credo arriveranno in squadra a livello nazionale. L'anno scorso un ragazzino di Pontedera è andato a fare un torneo in Spagna e è stato preso dal Barcellona. Ah, addirittura un ragazzo che aveva fatto il torneo nostro. Il nostro Memorial, sì, del Caro. Sì. Accidenti. È stato acquistato il cartellino e di proprietà del Barcellona. Ecco, qui intanto Patrizia vediamo alcune fasi del... Ora no, io non lo ricordo queste squadre, però qui siamo al Palacavanis sicuramente, no? Sì. La fase eliminatoria si svolgerà forse il Friuli. San Luca, questa è siamo Luca, a San Concordio. Ah, qui siamo a San Concordio. Perché allo scorso giocaste anche a San Concordio. Sì. Tra l'altro ricordiamo, Patrizia, che al Palacavanis c'è stata pochi giorni fa la nazionale italiana femminile, sì. Ecco, che ha effettuato un allenamento lì da voi. È stato rifatto completamente il parquet? È stato rifatto completamente il parquet, finalmente ce l'abbiamo fatta insieme alla nostra amministrazione comunale, ovviamente con l'apporto della provincia, perché dopo che sono stati fatti i lavori di ristrutturazione ci voleva un bel pavimento, una bella pavimentazione, e quindi siamo riusciti a far mettere questo pavimento che riesce ad attutire in maniera eccellente quelli che sono i salti, ci si gioca meglio, dai, è un parquet adesso dove ci si può giocare, sì, al meglio, sì. No, dicevo, Palacavanis che sarà il punto di riferimento di tutta la fase eliminatoria, sì. Sì. Che comincerà l'8 dicembre, no? Sì. Il programma prevede l'8 dicembre ore 15 le presentazioni e poi si parte subito con le gare. Ecco, la prima partita, se non ricordo male, sarà proprio Toscana-Piemonte, esatto. A seguire Lombardia-Emilia-Romagna, e poi nella giornata di venerdì 9, perché qui con tutte queste feste poi bisogna... venerdì 9 ci saranno le altre 4 partite della fase eliminatoria, a partire dalle 9 la mattina, Veneto-Toscana, alle 11 Lazio-Lombardia, alle 16 Piemonte-Veneto, alle 18 Emilia-Romagna-Lazio. A quel punto, il venerdì sera, il 9, avremo il quadro delle finali, no? Primo posto, terzo posto, quinto posto. Come funziona a livello regolamentare se c'è una situazione di classifica con 3 squadre a 2 punti? Ci sono i tecnici che si occuperanno di questo. Però ci sarà differenza. Differenza canestri, differenza falli, miglior realizzatore, la squadra che ha segnato più punti. Vabbè. I tecnici. Ci penseranno loro. Chi è preposto a questa cosa? Ci sono dei ragazzi abbastanza ferrati in materia. No, volevo chiedere a Patrizia, il passaggio dalle squadre di club alle squadre rappresentative regionali, cosa ha dato in più al torneo? Cosa ha dato, secondo te, si è dato qualcosa di più al torneo? Ma ovviamente ha dato, diciamo che ha dato un pochino di più, perché ha dato la possibilità a molte più società di venire da noi e di conoscere il nostro torneo, perché ovviamente avendo le selezioni, considerate che in ogni regione arrivano 12 bimbi da ogni regione, e 12 bimbi non è che sono tutti esclusivamente di una società. Se non sono 12 società, club diversi, però di solito, una decina di club diversi, 6, 7, 8 sì. Club diverse. Quindi, è difficile che ci sia un club che forse ne dà sì, troppi, anche per un metodo di scelta da parte del selezionatore. Ma è proprio una questione di, nelle grosse squadre c'è uno o due giocatori per squadra, non è che ci sono grossi talenti, e chi fa le selezioni regionali pesca dove vuole. Certo. Il ragazzino di Pontedera non fa parte di una società che ha la prima squadra in Serie A, proprio o in Serie lui B. Che è stato un talento. È un ragazzo che ha un talento. Ti ricordi mica come si chiama, no? Non te lo ricordi, però sono complimenti, perché penso sia che è un altro ragazzo della Liguria che non è in un bacino storico, ha preso una bella strada, è a Roma mi pare. Certo, infatti cominciano a fare questo lavoro, le società cominciano a lavorare sul territorio, cominciano a fare gli scout,
Il problema del basket, come in tanti altri sport, gli scout li fanno le squadre estere, per cui noi si va a comprare il giocatore bravo negli Stati Uniti, si vanno a comprare in Europa e non si guarda i ragazzi che abbiamo. Non si lavora con i nostri ragazzi, succede nel calcio, le squadre di calcio, è vero. Di club, per trovare un italiano che gioca, insomma, ma non perché è italiano, un ragazzo che fa attività sul territorio, non credo che ci sia, che non ci sia un ragazzo bravo. Però ci vogliono dei professionisti che seguono tutte le gare e che fanno il cosiddetto scouting. Chi fa lo scouting ha sempre un vantaggio rispetto agli altri, e chi lo fa bene soprattutto. Vorrei andare sul sito di Noi TV, www.noitv.it, se è possibile, dove troviamo la notizia d'apertura, referendum, auditorium gremito al Ciocco per la ministro Boschi. Poi ancora i ragazzi della FASM in scena a Lucca. Per quanto riguarda lo sport, ci sono le notizie di apertura, riguardano l'hockey con CGC Viareggio a Sarzana, il Forte dei Marmi ospita Cremona, questa sera si torna in pista. Poi il presidente della Lucchese Bacci, nessun problema, i tifosi siano sereni, vedremo però quello che succederà il 13. E sempre per la Lucchese, a proposito di giovani, Forte e Terrani, ecco i nuovi gemelli del gol, i due che complessivamente, questo primo scorcio di campionato, 9 gol Forte, 4 Terrani, sono stati protagonisti anche della bella vittoria sulla Pistoiese. Andiamo alla pausa delle 9, quando torniamo andiamo a vedere anche i quotidiani nazionali, naturalmente continuiamo a parlare del torneo perché c'è poi l'aspetto logistico del torneo che non va trascurato, perché queste squadre arrivano, è vero, giocano, però vanno anche ospitate e alla fine comunque sono un bel numero, perché se squadre, se rappresentative, si parla di un movimento, poi non so se al seguito ci sono genitori in questo caso o meno, questo non lo so, però insomma vanno ospitate anche, no? Non quello che succede su altri fronti. Beh, immagino vanno ospitate anche bene, no Marco? Allora ne parliamo subito dopo la pausa pubblicitaria. (Coughs) 360 10 38 330, se volete intervenire, tra poco andiamo a vedere anche i quotidiani nazionali. Prima però possiamo andare, Matteo, anche sul sito di Rete Versilia, l'altra emittente del nostro gruppo. Muore Cavatore a Carrara, sindacati pronti a tornare in piazza, questa è la notizia di apertura. Poi sì al nome da donna, vittoria in tribunale per Regina Satariano, e Forza Italia e Sinistra PD in campo per il no, una magnolia per il nuovo parco della rimembranza, in questo caso siamo a Seravezza. Naturalmente con noi ci sono sempre Patrizia Fanucchi e Marco Del Carlo. Aspetto logistico del torneo, chi me ne parla? Aspetto logistico Non è secondario, non è perché secondario. Noi parliamo naturalmente dei risultati, delle squadre, della parte tecnica, però questi arrivano, probabilmente arriveranno già mercoledì. Arrivano col pullman. Arriveranno già mercoledì sera? Arrivano la mattina. Giovedì mattina, dell'8. Nell'8 mattina, a pranzo saremo tutti insieme in una struttura alberghiera dove vengono ospitati i giocatori e tutte le persone dello staff. Viene ospitata anche una squadra di arbitri di cui non viene mai parlato, perché sono altri ragazzi molto interessanti, e poi questi ragazzi vengono scortati, si sposano proprio scortati, sui campi da gioco da mezzi che vengono messi a disposizione per loro. Pranzo in albergo a tutte le ore, perché dipende da quando una squadra gioca, con tutto quello che sono. Il gruppo dei ragazzi nostri è composto da referenti, da commentatori TV che fanno ci sono le riprese di tutte le partite che vengono trasmesse in streaming, no? E tra l'altro poi adesso ve lo annunceremo, ma dovremmo credo fare qualcosa anche noi, però al momento non possiamo darvi ancora nessuna indicazione precisa, però dovremmo farlo. Quindi Patrizia, la conferma insomma, che questo gruppo vostro, uno pensa, sì, aiuteranno a livello organizzativo per le partite, in realtà c'è tutto il contorno, no? No, c'è tutto il contorno, abbiamo delle ragazze che si occupano di tutto il coordinamento della squadra, abbiamo una bella struttura alberghiera sul territorio che ci dà una mano effettivamente, ecco, ad accogliere. Vengono tutti alloggiati in una struttura. Questo in un certo senso però vi agevola, no? Sapere che sono a parte che ci agevola, però la cosa bella è che questi bimbi possono stare 3 giorni insieme e non solo
all'interno della loro squadra e nel campo, ma proprio in una struttura alberghiera, sì, confrontarsi, conoscersi, è il bello anche del dopo, del di fuori torneo, ecco, una cosa che abbiamo voluto fortemente, perché questi ragazzi si dovevano trovare 3 giorni insieme ad altri ragazzi che giocano a basket e che magari troveranno in altre situazioni, e è bello che si conoscano e che socializzino. Certo, certo. Quindi anche una struttura che ci permette di fare questa cosa qui, che ci viene incontro per tanti orari, perché anche gli orari, anche per il pranzo stesso, stiamo attenti anche a quello che mangiano, quello che cenano, cioè non è una cosa, sono ospitati molto al meglio, sono ospitati, no, sono convinto, piccoli, sono professionisti, sì, sono convinto. Andiamo sul Corriere della Sera, poi andremo a vedere anche il sito, perché sul sito ci sono delle notizie dell'ultima ora anche abbastanza, diciamo, clamorose, ma forse no, dai. Voto le tensioni sulla borsa, giù dell'1,8% per i timori sulle banche, il Premier 30-50 euro alle pensioni basse. Poi vi segnalo, a Vincenzi 5 anni, non chiuse le scuole per l'allarme meteo, l'ex sindaco di Genova Maria Vincenzi, è di questa signora che stiamo parlando, e ci si riferisce al... a quello che successe, se non ricordo male, nel 2011, quindi 5 anni fa. Assalto al campus in Ohio, tra le piste il terrorismo. Andiamo anche sulla prima pagina della Repubblica, l'altolà di Mattarella, Presidente della Repubblica, che non è uno che insomma si espone molto, che parla molto, però in questo caso ha preso la parola e dice: sarò io l'arbitro dopo il referendum. Sono silenzioso, la persuasione non vuole proclami. Il Colle frena su crisi di governo e elezioni anticipate, quindi insomma Mattarella sta già mettendo le mani avanti, allarme per le banche, giù le borse, vola lo spread. Io qui ti devo coinvolgere però, Marco, direi che al di là, vabbè, di quello che dice il Presidente, soprattutto sull'ultimo passo, allarme per le banche, direi ancora una volta quello che ormai da anni è quello che poi spesso affossa l'economia, fa dei danni, speculazione. Speculazione... già in atto, ancora prima che eventualmente succeda una cosa o succeda l'altra. La speculazione ha informazioni, conosce e gioca sulla paura delle persone. Sì, giusto, giustissimo. Assalto al campus dei ragazzi, studente somalo il terrorista, quanto è successo in Ohio, dove ci sono stati 10 feriti, ucciso l'aggressore. E poi condannata l'ex sindaca, non mi piace, lo ripeto, sindaca non mi piace. Insomma. Patrizia, ti piace sindaca? No, non mi piace. L'ex sindaco, e si dice il nome di questa signora, che non mi ricordo il nome di battesimo, per l'alluvione di Genova. Vabbè, ci sono questi neologismi, si chiamano. Vabbè. Voto, tremano i mercati, la borsa di Milano perde il 2%, banche sotto tiro, lo spread riprende a salire, ma Renzi è ottimista, lunedì chi specula, vedi, avrà una sorpresa. Poi il giallo, ombre sul suicidio del capitano Callegaro a Kabul, 6 ufficiali indagati per la truffa delle auto blindate, il soldato che sapeva troppo, questo sembra il titolo di un film addirittura. Andiamo sul sito del Corriere della Sera, Matteo, perché invece ci sono nuove notizie della nottata, delle ultime ore. Escort, coca e finto sequestro, Lapo Elkan arrestato negli Stati Uniti. E poi altra notizia, Colombia, precipita aereo con 81 persone, a bordo una squadra di calcio brasiliana, ci sarebbero 15 sopravvissuti. Ed ancora, Obama non andrà ai funerali di Fidel Castro e Trump minaccia stop all'accordo. Il Corriere escluso, niente visto a Cuba. Ed ancora, Sud Corea, la presidentessa tradita dall'amica sciamana, pronta a lasciare. E vabbè, poi ci sono insomma, tante altre notizie. Capitolo arbitri, caro Marco. Allora, perché magari non ne parliamo, degli arbitri se ne parla solo anche nel calcio, quando c'è da criticarli, quando fanno degli errori, allora dagli addosso agli arbitri. Voi avete anche a livello arbitrale, possiamo dire, una qualità di assoluta eccellenza. Diciamo che proviamo a far sì che l'arbitro cresca insieme alle squadre, perché per giocare serve l'arbitro, anche se qualcuno dice di no. Per cui proviamo a far crescere anche i nostri arbitri, perché per avere delle buone partite servono questi ragazzi. E abbiamo invitato da ogni regione l'arbitro più promettente, quello che... Delle 6 regioni che partecipano. Delle 6 regioni che partecipano.
Questi ragazzi hanno ottime possibilità per poter far carriera nella FIP, nella federazione. Quindi l'arbitro toscano, chiaramente l'arbitro piemontese non arbitreranno mai. Beh, quello è un Piemonte. Ma è un discorso arbitraggio, è difficile in una partita di pallacanestro poter indirizzare una partita da parte degli arbitri, perché le situazioni sono talmente tante che la partita non si decide per un gol. No. Si può decidere sicuramente per un punto, però è molto difficile che un arbitro possa indirizzare. L'incidenza, diciamo, secondo poi te con il doppio arbitraggio non è così semplice. Alla fine è minore. Beh, quindi la conferma, Patrizia, davvero di un livello, cioè le migliori squadre under 14, i migliori arbitri, quindi sì, anche uno spettacolo. Possiamo dire come funziona per il pubblico, sia per Palacavanis che poi per le finali del Palatagliate? Ma l'ingresso è libero, non è a pagamento, quindi noi invitiamo tutti gli appassionati di basket a venire a vedere questi ragazzi, che sono veramente uno spettacolo, perché vederli giocare... Questa è la finale di un anno fa, Lombardia-Maglia Verde contro sì, Toscana. Sì. Dicevi vederli giocare? No, vederli questi giocare appassiona già, perché questi giocano già, cioè hanno un buon livello tecnico. Questi ragazzi qui rimane a bocca aperta, perché tante volte neanche in categorie superiori nei nostri territori al nostro non vedi giocare così no, bene. Ci sono grandi promesse effettivamente, anche se non siamo stati fortunati con le immagini, no, Mario? Che abbiamo visto un paio di palleggi così, però effettivamente poi vedendo insomma la dinamica delle partite, l'evolversi delle partite, anche il modo che hanno di giocare, guardate, di stare in campo, ora no, al di là della schiacciata, della schiacciata che abbiamo sì, visto nel trailer. Sono dai, comunque under 14. No, cioè, ma sì, hanno... infatti, ma direi che hanno, però... si vede, hanno già l'impostazione, vedete, cioè la tecnica sì, comunque. Poi vabbè, è chiaro che la differenza poi la fa il talento, la fa la costanza, la fa la voglia, no, di arrivare. È chiaro che anche di questi ragazzi non tutti arriveranno a giocare magari tra i professionisti, però sicuramente ci sarà qualcuno che ci arriverà, no? Esatto, esatto, perché va tenuto conto che questo è il primo anno serio che fanno questi ragazzi. È il primo livello il per primo diventare livello veramente un giocatore per di cominciare basket a giocare, ma si cominciano già a vedere. Effettivamente hanno parecchi di questi, hanno dei numeri, poi basta guardarli fisicamente, sono già piazzati, hanno delle letture, riescono a muoversi in maniera coordinata. Dà soddisfazione poterli guardare, riuscire a guardare una partita a volte dei ragazzini di pari età che si trovano sul territorio diventa a volte difficile, perché potrebbe essere noiosa. A vedere giocare questi ragazzi c'è poco da annoiarsi. Indubbiamente è così. Va bene, dai, andiamo all'ultima pausa pubblicitaria, quando torniamo ancora con il torneo, la Lude Cup Memorial Luca Del Carlo, e poi andremo a curiosare sulle pagine sportive, perché insomma ieri sera ci sono state altre due partite del campionato di Serie A, che naturalmente, come sapete, prende sempre, no, il maggiore spazio su quotidiani sportivi. C'è la disperazione di Allegri dopo la sconfitta della Juve, insomma non ci andrei giù così drammatico, perché comunque ricordiamo, no, sento in questi giorni anche tifosi juventini molto critici, però ricordiamo, la Juventus è saldamente prima in campionato, prima nel suo girone di Champions League, allora dico, gli tifosi delle altre squadre cosa dovrebbero fare? Va bene, dai, ne parliamo tra poco, e poi di queste idee anche. Ma l'idea di trasformare il livello del torneo anche con qualche rappresentativa oltre l'Italia c'è sempre, Marco? L'idea c'è sempre, non è di facile realizzazione. No. Perché fino allo scorso anno le categorie in Europa erano diverse dalle categorie nazionali. Cioè noi avevamo gli anni dispari e in Europa c'erano gli anni pari. Da quest'anno siamo pari anche noi come età, vediamo se a FIP interessa anche questo tipo di confronto, che certo, comunque a noi può interessare sicuramente, anzi è qualche anno che ci stiamo pensando, collaborando con FIP vediamo cosa si può fare. Ci deve essere, credo, anche la loro vediamo adesione a questo punto. Va bene, a tra poco per l'ultimo spazio di Buongiorno con noi. Nove 19, andiamo rapidamente, prima di trarre le conclusioni con Marco Del Carlo e Patrizia Fanucchi, a vedere anche i quotidiani sportivi.
con la Gazzetta dello Sport, la Psico Inter va, io la dico all'italiana, no? La Psico Inter va, effettivamente l'Inter è così, cambiano gli allenatori, cambiano i presidenti, sono arrivati i cinesi, ma questa pazzia che pervade l'Inter, la squadra dell'Inter, veramente non lo so se nessuno riuscirà mai. Ieri sera prima vittoria per Pioli, l'Inter ha vinto 4-2 a San Siro battendo la Fiorentina, pensate ha segnato 3 gol in 19 minuti, è andata sul 3-0, poi i Viola che pure sono rimasti in 10 sono portati sul 3-2 e hanno sfiorato il 3-3 e insomma hanno avuto modo anche di contestare alcune decisioni arbitrali dell'arbitro D'Amato. Dicevo della Juventus, unità di crisi Juve, duro chiarimento e idea Ivanovic, che sarebbe questo difensore del Chelsea, e poi appello Roma, Roma, Totti e compagni vanno dagli ultra, tornate al derby. Ha giocato anche il Napoli, ieri sera Insigne non basta, Napoli al palo e la vetta si allontana, 1-1 in casa col Sassuolo. Quotidiano sportivo, troppo tardi, la Fiorentina sotto di 3 gol contro l'Inter dopo 19 minuti, le reti di Kalinic e Ilicic aumentano il rammarico, 4-2, Gonzalo, rosso, ingiusto. Poi c'è questa vicenda davvero un po' particolare, mi permetto di dire un po' curiosa della vendita del Milan, eh? Si è capito bene ancora se il Milan sarà venduto, non si è capito bene a chi, non si è capito bene se Berlusconi davvero lo vuole vendere questo Milan o no. Silvio Berlusconi, Milan già venduto dal 12 dicembre, non ci sarò più, quindi lui avrebbe detto adesso che sarà comunque venduto. E poi Usain Bolt, Bolt che cambia vita, il campione del mondo dei 100 metri, i mondiali, poi il Borussia Dortmund, il fulmine annuncia il ritiro dall'Atletica, dopo il 2017 mi allenerò con la squadra tedesca. E infine vi segnalo per quanto riguarda la Nazione l'articolo sulla Lucchese, Pantera, continuità da trovare, se i rossoneri fossero stati più costanti ora sarebbero più in alto, ma purtroppo non è così perché all'inizio sono andati, insomma i risultati non ci sono stati. E poi Givi Borgo in Serie D, l'allenatore amoroso, Givi Borgo sfortunato ma ci rialzeremo. E ancora dal Tirreno per la Lucchese c'è, parola di Obedio, il direttore sportivo, obiettivo playoff e i migliori restano. Ed infine da Versilia Sport, l'hockey questa sera si torna in pista, Forte dei Marmi, il primo avversario è la stanchezza, rossoblù che ospitano il Cremona, che è comunque un avversario di modesta levatura, ma insomma comunque vanno sempre rispettati tutti, e un CGC Viareggio incerottato nel quasi derby contro il Sarzana, in questo caso fuori casa e bianconeri, che saranno privi di Mirko Bertolucci e di Capitan Palagi. Ricomincio da Patrizia, voi Patrizia fate ormai... cioè, si parla solo del torneo, ma vi siete, diciamo, messi su, avete allestito una bella attività legata al basket come l'Udec, no? Non si parla solo di torneo, abbiamo anche 3 squadre giovanili e una senior, abbiamo un under 15, un under 18, un under 20 e poi la squadra senior che quest'anno fa la promozione. E poi da quest'anno abbiamo iniziato con un gruppetto di bimbi del 2010, non solo a parlo del 2010 perché diciamo che sono quelli più numerosi, però abbiamo anche altri bimbi, diciamo quasi una ventina di bimbi del mini basket. Del mini basket, quindi. Sì. È un bel impegno, Marco, mi sembra, alla fine. Passiamo praticamente tutti i pomeriggi in palestra, oltre le partite fine settimana. Ma i ragazzi che vi aiutano nell'ambito della Ludec Cup vi aiutano anche in questo ambito? Abbiamo allestito un gruppo diverso. Quindi dai, siete un gruppo diverso, ma insomma sempre un bel gruppo, sì, immagino. Cerchiamo di costruirci anche gli allenatori, perché alcuni ragazzi hanno già fatto il corso allenatori, stiamo facendo il corso per allenatori mini basket, perché la struttura dovrà prendere un certo tipo di forma, dove al centro di tutte le nostre attenzioni devono essere i ragazzi che vengono in palestra, non devono essere lasciati le cose al caso, deve essere tutto curato. Ma li volete seguire proprio anche al di là del basket, è questo un po' l'obiettivo? È uno degli obiettivi che abbiamo. Cerchiamo anche di stimolare i ragazzi, magari anche facendo gli ufficiali di campo, restare sempre comunque nell'ambito della pallacanestro, c'è chi fa l'arbitro. Quello che fanno ad esempio anche gli amici nell'atletica, gli amici della Virtus, quando i loro ragazzi smettono, magari rimangono nello staff tecnico, allenano tramite la loro esperienza. E questo è un bel modo però di creare, credo alla fine, proprio anche più che una società, ma anche proprio una famiglia, non so se è esagerata la parola, però. E tutto comunque vive nel ricordo di Luca, mi sembra questo indiscutibile. Ma questi derby, anche a livello di prima squadra, li vinciamo con le varie polisportive Capanno, com'è?
Ecco, il Capanno mi risulta che li vincete ultimamente, oppure non è vero? Qualche partita l'abbiamo vinta, anche se il campionato di promozione è un campionato tosto, per noi è la prima volta. Diciamo che con Capanno ci siamo tolti il primo sassolino nella prima partita di campionato, è andata bene. Poi vabbè, abbiamo fatto qualche altra vittoria, qualcuna l'abbiamo persa. Quando la perdiamo con stile, perché non si perde un punto, si perde di 20 punti. Vabbè, andrei anche sul sito della Gazzetta dello Sport, perché abbiamo letto prima di quell'incidente aereo che c'è stato, dove c'è coinvolta anche una squadra di calcio brasiliana. Infatti troviamo questa notizia anche sul sito della Gazzetta: tragedia aerea in Colombia, a bordo la Chapecoense. Ci sono almeno 6 superstiti. Vabbè, ci sono solo purtroppo 6 superstiti, però diciamo che di solito quando poi cadono gli aerei spesso si parla che di superstiti non ce ne sono, quindi forse è anche giusto dire ci sono almeno 6 superstiti. Poi Viola, manca un rigore, rosso esagerato, si continuano i commenti su Inter Fiorentina. C'è anche la notizia di Apoel Khan, evidentemente insomma famiglia Agnelli, Juventus, ha risvolti anche sportivi. Poi Joan El Khan, insomma, di fatto Andrea Agnelli è il presidente della Juventus, quindi parliamo sempre della famiglia Agnelli. L'Apoel Khan simula sequestro, era nascosto con un trans. Questa è la notizia. Vabbè. No, ma io non, per l'amore di nessuna meraviglia, perché ormai purtroppo nel mondo ne vediamo anche molte di peggio di queste, quindi io non credo che insomma non sia giusto neanche fare i facili ipocriti. Voglio andare, se torniamo un attimo in studio, Matteo, velocemente anche a vedere il sito di Gazzetta Lucchese, dell'amico Fabrizio Vincenti. Un applauso alla squadra, ma anche a chi lavora dietro le quinte. Poi insomma, rassegna stampa: Lucchese tra successi sul campo e speranze societarie. E insomma, adesso la squadra, come ho detto, riprenderà la preparazione domani. Galderisi ha concesso 2 giorni di riposo. Ve la sentite di fare, lo so che è difficile, siamo quasi in chiusura, di fare, comincio da Marco, un pronostico su questa Lude Cup 2016? Ancora Lombardia? Triste la Lombardia, dai, dammi un titolo, triste la Lombardia, la Lombardia cala il tris. Diciamo che in questo periodo della stagione sicuramente la Lombardia ha più chance rispetto a altre selezioni. Diciamo che solo per il fatto che ha vinto le ultime 2 edizioni. Ma non per quello, è perché ha un bacino di ragazzi su cui scegliere che è immenso, per cui trovare 12 bravi ragazzi che a questo punto della stagione giocano meglio di altri è più semplice. L'anno scorso ha dimostrato che non necessariamente chi è forte oggi sarà forte fra 6 mesi. Lazio ha vinto le finali del torneo delle regioni, che è il torneo dedicato all'Under 14 a livello nazionale. Sarebbe la sorta dello scudetto per la Esatto, campionato, il campionato della. Per cui in questo momento sicuramente le squadre che verranno. Il Veneto è un'incognita. Perché anche il Veneto ha una buona, nel senso che non si sa dove possono arrivare. Non si conoscono, perché a livello di selezioni esiste soltanto il torneo Bulgheroni, che è un'edizione che c'è a luglio, per cui si vedono già qualcosa. Mi dicono di chiudere, quindi vabbè, Lombardia favorita, ma. La Toscana potrebbe dare. Patrizia, Lombardia favorita, ma? Ma io sto per la Toscana come sempre, non vedere. Si dice, ma insomma sto per la Toscana. Va bene, io ringrazio Patrizia Fanucchi e Marco Del Carlo di essere stati con noi. Noi naturalmente seguiremo in ogni suo dettaglio questa 3 giorni della Lude Cup 2016. Memoria io vi ringrazio, ringraziamo di ospitarci sempre. Dovere da parte nostra. E vorrei ringraziare anche tutti i sostenitori che ci danno una mano anche a livello economico, un grazie di cuore non soltanto ai nostri ragazzi ma proprio anche alle persone che ci danno una mano. Certamente, va bene, torniamo domattina, buongiorno con noi, parleremo di musica, vi proporremo un CD di un compositore, autore, musicista, cantante lucchese che sarà qui con noi con la sua chitarra e niente, seguiteci domattina dalle 8:30, grazie a Matteo Bedini, tra poco la prima edizione del TG Noi, buongiorno.